Buonasera amici, bentornati ad una nuova puntata di Luce Nuova sui Fatti, la 31ª della seconda edizione e ci stiamo avviando alle ultime puntate di questa stagione. Continuiamo il nostro impegno nel parlare in maniera equa dei candidati sindaco alle prossime elezioni comunali del 12 giugno e vi presento gli ospiti di questa sera, andiamo in rigoroso ordine di cavalleria. Abbiamo Laura Allegrini, candidata sindaco per Fratelli d'Italia, che ringrazio della presenza. Grazie, Buonasera. buonasera. L'ex sindaco di Viterbo e candidato per la lista Viterbo Cresce in appoggio ad Alessandra Troncarelli, Giovanni Arena. Buonasera, Buonasera. Giovanni. E un omonimo, Giovanni Scuderi, candidato per la lista civica omonima come sindaco. Buonasera, Buonasera a tutti. Scuderi. Iniziamo questo turno di domande, ovviamente eque ed equilibrate sia nel contenuto che nella tempistica, e quindi presenteremo successivamente gli altri ospiti di questa serata. Cominciamo da Laura Allegrini. Come nasce Allegrini la sua candidatura? La mia candidatura nasce in seno a Fratelli d'Italia come proposta all'intero centrodestra. Nasce in quanto è stata fatta una valutazione, diciamo, sul curriculum personale, sulle esperienze e su quello che serviva alla città. Non ha guastato il fatto che io fossi donna, perché comunque è stato evidente che in questa tornata elettorale poteva essere un valore aggiunto, visto che comunque in campo si vociferava, e poi di fatto è stato così, ci fossero già altre donne con esperienza tutte quante. Peraltro è stato fatto anche dal mio partito un sondaggio su quali potessero essere i migliori candidati in campo per il centrodestra, è uscita l'individuazione del mio nome. E per me è un onore perché dopo aver percorso l'esperienza politica amministrativa praticamente in tutte le istituzioni, quindi al Consiglio regionale, al Senato, al Consiglio provinciale, con deleghe del sindaco e poi come assessore nell'ultima appunto consigliatura a Viterbo, è un onore poter mettere a disposizione, ecco, tutte queste esperienze e conoscenze anche della macchina amministrativa a questo punto e dei problemi della città per un rinnovamento e una rinascita di Viterbo. Chiarissima, può sintetizzarci il suo programma elettorale, come è nato e quali sono i punti più importanti? Ma dico che il programma elettorale è nato da una consultazione con le categorie e con non solo Fratelli d'Italia, ma le altre liste civiche che mi sostengono, compreso il Popolo per la Famiglia. Quindi sintetizzarlo È un po' lunga. in poche battute è difficile, però posso dire quali sono gli elementi caratterizzanti e caratteristici, o perlomeno le priorità che io ritengo irrinunciabili per chi andrà a guidare la città nella prossima amministrazione. Per quanto mi riguarda, un'attenzione particolare sarà data alla sicurezza, in particolare la sicurezza urbana, che è cosa diversa dalla sicurezza tout court, perché la sicurezza urbana muove dal disagio e quindi dal degrado che in alcuni quartieri purtroppo Viterbo ha. La direttrice è quella di riempire i vuoti culturali e sociali e anche fisici che si sono creati in alcune parti della città. Quindi andremo a riempire, cercando di far rivivere il centro storico di giorno. E ho lanciato questa idea già all'inizio della campagna elettorale, la ribadisco e la perseguirò fino alla fine. Voglio riportare gli uffici nel centro storico, in particolare dentro la Banca d'Italia, che si va ad unire al progetto di riqualificazione già iniziato di Piazza Fontana Grande, perché portare persone di giorno in città significa farlo rivivere. Unitamente a questo ci sono poi quegli altri buchi neri del centro storico che devono essere colmati. Mi sono in passato adoperata e continuerò affinché la ex caserma Giulioli della Finanza ritorni ad avere la finanza dentro, perché vuol dire ricreare un presidio istituzionale in un quartiere che ha tanto bisogno di sicurezza, Piazza della Rocca. E poi ci sono quegli altri due grossi blocchi, il restauro di San Simone, per il quale la Regione ha ottenuto 13 milioni di euro, del complesso dell'ex ospedale dei Grandi e degli Infermi,
per i quali è stato creato un progetto culturale, ma il comune è stato lasciato un po' al di fuori di questa attività, per cui ritengo che invece il comune debba riprendere in mano le redini di questa vicenda e debba coordinare i quattro progetti per la rivitalizzazione del centro storico. Poi c'è tutto il resto, cioè la Viterbo città termale, città turistica, la Viterbo città universitaria, un'attenzione fortissima alla viabilità con un nuovo PUT e un nuovo PUMS, e poi una città che sia anche, diciamo, a misura di bambino, di disabile, di persone, diciamo, quelle cosiddette fragili, perché la nostra città ha tutti gli elementi per poter diventare una città accessibile, veramente accessibile. E dovrei dire tante cose, ma concludo dicendo che se in passato la vocazione isolazionista, un po' politica, ma anche diciamo, di parte della società viterbese, ha provocato un danno nell'isolamento della città, adesso questo può e deve diventare un fattore positivo, perché comunque il turista che viene vede una realtà con sorpresa che non conosceva, e Viterbo è sicuramente tra le mete più desiderate nel turismo di prossimità, ma anche dagli stranieri in questo momento. Il nostro studio ci dice che subito dopo i laziali ci sono i lombardi a desiderare Viterbo come meta turistica, e noi dobbiamo ampliare questa offerta non più nel pernottamento di uno o due giorni, ma farli prolungare, e gli strumenti culturali per farli rimanere ne abbiamo tantissimi. Recentemente è stato creato il MUVI, no? Il biglietto unico per i musei. Ci dobbiamo aggiungere ai musei già contenuti anche la Villa Lante e il Museo Etrusco Nazionale dell'Albornoz, ma una buona azione di marketing porterà Viterbo ad essere quella che naturalmente è, una città turistica con un turismo di livello e di qualità. Ultima domanda, in caso di ballottaggio, se sarà tra i primi due, come imposterà la sua campagna elettorale? Se, non glielo auguro ovviamente, non arriverà al ballottaggio, quali saranno i criteri per un eventuale appoggio ad uno dei candidati? Quindi il programma che poi diventa appoggio o meta politica per quello che riguarda Fratelli d'Italia e lei? Dunque, in questa vicenda Fratelli d'Italia, proponendo la candidatura, ha cercato un po' di fare un'operazione chiarezza e coerenza. Quella che poi è stata ribadita ieri nella bellissima manifestazione con Giorgia Meloni a Viterbo, che è consistita nella presentazione del libro, ma di cui il libro è stato solo un pretesto per parlare di politica a 360 gradi. Sono stati toccati temi di ogni natura, dalla difesa alla riforma costituzionale che ieri è andata in Parlamento ed è stata bocciata, sul presidenzialismo. Però questa vicenda non ci lascia, diciamo, disinteressati, perché interessa anche noi. Cioè, se si punta al presidenzialismo per una stabilità nell'amministrazione, allo stesso modo ci vuole un patto con i cittadini coerenti, per cui si rimane dalla stessa parte dall'inizio alla fine. Questo farebbe bene anche all'amministrazione, un patto di questo genere, senza transfughi o trasmigrazioni durante la consigliatura. Quindi questa operazione coerenza e questa mia candidatura punta oggi ovviamente ad andare al ballottaggio, e con un programma chiaro, semplice, che poi si confronterà al secondo turno con chi vorrà sostenerci, o viceversa, nel caso non si andasse al ballottaggio. Noi terremo conto sicuramente della progettualità messa in campo, ma terremo anche conto di questa che, io ripeto, è un'operazione di coerenza, perché come giustamente diceva ieri Giorgia Meloni, noi siamo a destra, non abbiamo un piano B. Nel senso che per noi la politica dei due forni appare difficile e quasi impossibile. Quindi sicuramente con queste due direttrici, la validità del programma e la coerenza per tutti quelli che sono i valori di base del nostro programma, perché noi ci muoviamo su un programma, il mio slogan, il mio claim, come dicevamo prima per parlare in termini più moderni, è le radici nel futuro. Sì. Quando io parlo di radici,
intendo tutta quella tradizione, quel corpo valoriale che noi ci portiamo appresso, che è la tutela della nostra identità, la salvaguardia della famiglia, il poter vivere in una città a misura di persone, dove l'uomo è al centro, anche per esempio nella sanità, perché non dimentichiamo, ne sa qualcosa Giovanni, quanto è importante il sindaco per la sanità e quanto è un punto di riferimento nella sicurezza e nella sanità del cittadino. Quindi tutta la nostra azione in questa campagna elettorale dopo sarà incentrata alla coerenza valoriale, programmatica e politica. Chiarissima, grazie. Adesso passiamo all'ex sindaco di Viterbo Giovanni Arena, che è candidato per la lista Viterbo Cresce in appoggio alla candidata Alessandra Troncarelli. Arena, come nasce la scelta di appoggiare Alessandra Troncarelli non essendo lei candidato sindaco in questo caso? Ecco, proprio perché non, sono, diciamo, proprio perché non sono candidato sindaco sarò molto breve, perché mi pare anche nei tempi giusto che vuole, e doveroso. Abbiamo fatto fino ad ora. Non voglio ritornare sulla motivazione e quindi sul trauma che c'è stato durante la mia consigliatura, che era prevista, come avevano deciso i cittadini nel 2018, siamo stati eletti per governare 5 anni. Questo non è stato possibile, sicuramente le motivazioni sono state sviscerate, per cui c'è stata appunto una non gradita alleanza in provincia per quanto riguarda Forza Italia e il PD. C'è stata, probabilmente poteva essere gestita meglio, insomma, con un po' più di polso da parte di tutti i partiti, come era successo del resto anche con l'amministrazione Michelini, che si erano dati appuntamento dal notaio, poi insomma c'è stato un maggior senso insomma, di responsabilità, ma più che altro anche di interesse di tutti i partiti, perché avremmo avuto dei vantaggi sicuramente tutti quanti se fossimo arrivati al termine. Appunto, così non è stato, di conseguenza chiaramente nel contesto di coloro che comunque avevano deciso la mia caduta era un po' difficile ritornare come se niente fosse. La mia non è sicuramente una rivalsa, ma è una soluzione che ho ritenuto in qualche maniera che mi potesse dare la possibilità di continuare quello che di buono ha fatto l'amministrazione, perché voglio ricordare che la mia amministrazione, saranno stati bravi gli assessori, saremmo stati fortunati, fatto sta che ha ottenuto ciò che nessun'altra amministrazione aveva ottenuto nel passato, da sempre, quindi una pioggia di milioni che stanno calando sulla nostra città e che appunto io speravo che si potesse arrivare al termine, perché perlomeno l'inizio specialmente dei lavori del PNRR l'avremmo potuti fare. Ritornando appunto alla motivazione, ho ritenuto di fare questa lista civica appellandomi un po' alla buona volontà di coloro che parteciperanno a partire dal PD, ma fino a tutte le liste civiche d'appoggio. La nostra chiaramente si rivolge sempre a un elettorato di centrodestra, perché io voglio dire, e lo ribadisco, col PD non c'entro assolutamente niente. Io sono un uomo di centrodestra che forzatamente, purtroppo, per una situazione imprevista e imprevedibile, in quella fase il centrodestra è imploso e oltretutto purtroppo si vede anche ora che Laura, validissima candidata a sindaco, va da sola, Lega e Forza Italia hanno il candidato Claudio Bertini, altro grande mio collaboratore, però fatto sta che sicuramente quel trauma ha portato anche delle conseguenze dal punto di vista della compattezza del centrodestra. Quindi io auguro veramente di tutto cuore ai candidati sindaco in generale, agli ospiti che stanno oggi con me, Giovanni Scuderi e Laura Allegrini, di poter avere grandi soddisfazioni al di là poi del risultato finale, perché sono persone, Giovanni diciamo per la prima volta che si cimenta, Laura ormai è una realtà consolidata, che possono dare comunque il loro apporto al bene della città, perché il mio slogan probabilmente è questo, il fatto di un gruppo di persone che se poi io parlando anche con i viterbesi, noi dice se è un po' più rosso, un po' più nero, un po' più giallo, ci interessa, bisogna che vi date da fare per la città, quindi le persone, il programma,
e la città che ci aspetta. E a proposito di programma, seconda domanda obbligata, qual è il vostro programma elettorale di lista e quali sono i punti che porterete avanti in questa campagna elettorale che sta entrando nel vivo ormai? Ma noi daremo il nostro contributo alla formazione del programma, come lo stiamo facendo in questi giorni, però proprio perché abbiamo un po' di esperienza sia io che Laura, Laura ha, per sommi capi ha detto quello sul quale un po' si traccia un po' il programma, perché è in proporzionale insomma alle aspettative della città. Ci sono delle cose a breve termine, ci sono altre a medio e lungo termine. Breve termine sappiamo che è quello il desiderio dei nostri cittadini, di avere una città che abbia un maggior decoro, che per quanto riguarda poi le manutenzioni in generale, quindi strade, spalcio dell'erba nei tempi dovuti, diciamo questa è quello a breve termine che si deve immediatamente migliorare. E poi ci sono i progetti che ha accennato Laura, il PNRR che prevede insomma interventi importanti su quartieri come Santa Barbara, che andrà appunto a essere riqualificato completamente con spazi di aria verde attrezzate, con una riqualificazione delle case sia del comune che dell'ATER, insomma interventi importanti. L'altro che parte dal Pilastro attraverso Valle Faula arriva fino a Carmine, a Piano Scarano, dove anche c'è una grande e vasta area a verde, in questo progetto partecipa anche la Curia, che ci ha messo a disposizione appunto il parco dietro il Duomo, quindi piste ciclabili, piste pedonali intorno alle mura, già è stato affidato l'incarico di una pista pedonale che va appunto intorno alle mura. Ci sono importanti opere che avranno il tempo necessario, perché sappiamo il PNRR devono partire i lavori entro il 2023 e devono tornare e devono completarsi entro il 2026. Quindi il parcheggio interrato a Piazza del Sagrario, previsto anche nel PNRR, diciamo che più carne al fuoco di così non poteva esserci. Io appunto quindi mi auguro che su queste basi, questi sono progetti finanziati, per cui ogni sindaco che ci sarà dovrà sicuramente cercare di far muovere la macchina amministrativa, come diceva Laura, certo, prima, che è fondamentale, perché purtroppo i politici hanno la necessità, come tutti i cittadini, di vedere i risultati prima possibile. A volte ci sono insomma mancanza di personale, problematiche che non dipendono direttamente dalla volontà degli assessori o del sindaco, per cui speriamo che finalmente la macchina amministrativa possa riprendere. Partendo da quello che ci ha detto, infine, stessa domanda, anche se rimodulata in quanto lei non è candidato sindaco, in caso di ballottaggio, sia come forza che appoggia uno dei due più votati o dal terzo posto in giù come lista autonoma, quali saranno i criteri per il vostro appoggio elettorale? Beh, io non sono la persona meno indicata in questo caso, c'è un discorso di coalizione trasversale, vedremo di poter al ballottaggio fare un ragionamento il più ampio possibile, perché poi è il risultato finale quello che conta, e quindi non credo che ci possano essere oggi delle indicazioni precise, per cui vediamo i risultati e poi ne parliamo. Chiarissimo. Grazie Giovanni Arena, adesso passiamo a Giovanni Scuderi, buonasera, che è candidato per la lista civica omonima, se non sbaglio, come candidato sindaco appunto. Come nasce la sua candidatura a sindaco, Scuderi? Questa candidatura a sindaco nasce a gennaio con un gruppo d'amici che purtroppo ci siamo resi conto che dopo 10, 20, forse 25 anni di tante domande che ci siamo fatte e poche risposte, ci siamo cimentati, abbiamo detto, abbiamo fatto... Che succede? Prego. Ah. Continuiamo, prego. No, e che cosa abbiamo fatto? Una cosa molto semplice. Hanno sposato questa mia candidatura, e che molto semplice il fatto che è stato il mio candidarmi, è perché tutte quelle belle parole, tutte quelle belle promesse che abbiamo sentito per anni e anni, e tutte quelle domande non ci sono state mai date delle belle risposte. Allora è inutile criticare, se non ci metti un attimino
la faccia e non ci metti un attimino la persona per vedere quello che cosa succede in questa macchina amministrativa che poc'anzi diceva il nostro ex sindaco Giovanni Arena. Non so fare discorso demagogico, anche perché non sono politico, sono un imprenditore e guardo i fatti. I fatti oggi sono molto chiari. So che tante promesse sono state fatte, poi in campagna elettorale, sono state fatte ogni 5 anni, quest'anno è l'anno bisestile, 4 anni, poi dopo uno si scorda del centro storico. Il centro storico è parte, è così importante, è come un cuore, il cuore pulsante di qualsiasi città è il centro storico. Tutti ne parlano in campagna elettorale e poi uno si scorda. Uno si scorda talmente tanto che non si affaccia e non si accorge di quelle cose che noi servono, ma noi cittadini, servono le primarie. Poi dopo si parla del verde, poi si parla, ma quello, il verde, le buche, i crateri, no le buche, sono ordinaria amministrazione. Né il sindaco né l'assessore ci dovrebbe pensare, ci dovrebbe pensare un dirigente, che so che è ben pagato, e ha dei bei premi, per far questo. Perciò è una cosa che io non ho messo neanche nel programma, il verde, il tagliare l'erba o il discorso di attappare le buche. Perché per noi, pagando le tasse, pagando i bolli, i superbolli, è un nostro diritto. Non è qualcosa che ci viene donato, non è una propaganda elettorale, è un nostro diritto. E per tutto questo che noi, o per ci sarebbe tante stare qui 20 minuti, mezz'ora per parlare. I tempi per quale sono quelli motivo. Che ha visto fino ad ora, purtroppo. Io ho notato queste cose e allora abbiamo detto, ma perché non esporci, non scendere in campo, così le risposte ce le diamo da soli. Perché se no, a forza di fare le domande e nessuno ci dà le risposte, è una cosa inutile, è una cosa triste. E quindi cerchiamo di capire per punti il vostro programma elettorale, quali sono, lei ha detto l'ordinaria amministrazione non ci appartiene come programma perché è un atto dovuto ai cittadini, quindi quali sono i punti programmatici forti del vostro? I nostri punti programmatici sono molto pochi, perché tanto scrivere un programma di 10, 20, 50, 100 cose è molto facile, no? Qualsiasi persona si mette lì con una penna che sa un po' scrive un po' l'italiano, è mantenere quello che scrive. Perciò il nostro programma sono di 8 cose, 9, ma portarle a termine 4-5 è già una gran cosa. Poi Laura, possiamo dire queste 4-5 quali come sono? Come no? E Laura ha spiegato così bene tutto quello che è il PNR, tutto quello è insieme a Giovanni, che non voglio aggiungere altro. Benissimo, questa valanga di soldi che arriveranno vanno spesi, ma vanno spesi in fretta per il bene di Viterbo e dei cittadini. È questo che noi contiamo, è questo che noi contiamo. Le 4-5 cose, una cosa che uno si scorda, se la natalità è quasi zero a Viterbo, cosa può far crescere la città? Il turismo. Allora, tutti parlano di turismo, quando noi possiamo andare vicino a Viterbo, no? A 50 chilometri, faccio Orvieto, 1.800.000 presenze all'anno. Sono un uomo di numeri, sono 150.000 al mese, sono 5.000 persone, 5.000 presenze al giorno. Di media, Terni, parliamo di parcheggi? Qual è il problema di Terni? Io vado a Terni, non ho mai trovato il problema del parcheggio, è tutto sotterraneo. Qui si parla, ma le infrastrutture del centro storico, i parcheggi del centro storico, sono 30-40 anni che io sento che facciamo i parcheggi, che lo facciamo, che facciamo i multi piani al Sagrario, facciamo tante cose, tanto non si fa nulla. Siamo qui sempre all'inizio della gara, ma non si arriva mai al traguardo. Chiarissimo, quindi le opere pubbliche sono nel vostro programma una delle priorità. Ultima domanda, la stessa, lei è candidato sindaco, in caso di ballottaggio come imposterà essendo uno dei primi due la campagna elettorale, se non arriverà, e anche lei non glielo auguro, quali saranno i criteri per un eventuale appoggio ad un altro candidato? Vedremo quando sarà, quello che è più attendibile è quello che ci fa fare delle cose per Viterbo e per i cittadini.
Chiarissimo, finisce qui la risposta. Sì, poi volevo parlare un po' di quello che era il programma della sicurezza, della cultura, di quello che è della scuola, il degrado, volevo parlare di tante cose. Purtroppo ma... i tempi sono quelli che sono. I tempi sono quelli che sono, però parliamo di quello che almeno io ci tengo come campagna, perché sì, tutti hanno promesso e nessuno ha mantenuto. Il centro storico. Il degrado inammissibile del centro storico, ma dalle cose più evidenti, dalla polizia, da quello che è... Ma ci sono zone di Viterbo che sembrano il Bronx. Il Bronx. Ne parlavamo anche con Laura, è vero Laura? Ecco. San Faustino, via Cavour. Va bene, adesso... Ci vuole tanta collaborazione. Ci vuole tanta collaborazione. Ma questa collaborazione, se non c'è, voi che avete poi governato fino adesso, avete gestito, avete fatto tutto quello che avete detto, ma bisogna dare delle risposte a noi cittadini. Io non so... Io oggi sono candidato sindaco, ma sono un cittadino viterbese, sono un viterbese doc e mi piacerebbe avere delle risposte adeguate. Allora io specifico che non era previsto un botta e risposta per motivi di vario tipo, certo, no, non dico a lei, dico in generale. È un auspicio. Ci saranno poi, non le terrò io probabilmente, delle campagne elettorali mirate dove questo, delle tribune politiche interne dove questo sarà possibile. Io ringrazio immensamente Laura Allegrini, candidata sindaco per Fratelli d'Italia. Grazie a voi. Giovanni Arena, candidato semplice, diciamo così, per Viterbo Cresce in appoggio di Alessandro Troccarelli, sindaco. E Giovanni Scuderi, candidato sindaco per la lista omonima, lista civica per Giovanni Scuderi, sindaco. Buonasera a tutti, grazie. Nel frattempo elenco brevissimamente gli ospiti che andremo a vedere tra poco. Avremo una seconda parte molto importante dedicata al caso David Rossi di rilievo nazionale con l'avvocato Paolo Pirani, legale della famiglia Rossi, appunto per quello che è successo. Lo avremo in studio tra pochissimo. Avremo il giornalista Mediaset Pierangelo Maurizio, sempre qui in studio, che ha realizzato appunto un libro sulla sua verità sul caso David Rossi. In collegamento, su questo ne siamo contenti, Ranieri Rossi, fratello di David Rossi, e Giovanni Terzi, giornalista, anche lui insieme al fratello di David Rossi, autore di un libro qualche tempo fa sulla sua verità. Nel frattempo io lancerei, se la regia è d'accordo, l'intervento di Stefano Stefanini, nostro opinionista fisso, sulle elezioni, il suo parere. Prego la regia. Grazie Gaetano della linea. Ci aggiorniamo sulla situazione appunto delle candidature che si contenderanno le elezioni del prossimo 12 giugno a Viterbo. In questi giorni si è aggiunta la candidatura di Claudio Ubertini, abbiamo visto ex assessore all'urbanistica, candidato a sindaco di Lega, Forza Italia, Fondazione e UDC. La presentazione della sua lista è avvenuta il 2 maggio, lunedì 2 maggio, e quindi si comincia ormai a delineare in modo chiaro la presenza di 8 candidati a sindaco e 26 liste che appoggeranno i singoli candidati. E 4 liste sono quelle che quindi sostengono la candidata di forza di Fratelli d'Italia, Laura Allegrini, 8 sono le liste per la candidata del PD Alessandra Troncarelli, che ha avuto anche il sostegno, e questo va messo in evidenza, della lista Viterbo Cresce di alcuni esponenti di Forza Italia, con il sindaco, l'ex sindaco Arena, l'ex assessore Elpidio Micci e i consiglieri uscenti Isabella Lotti e Paola Buggiotti. Mentre appunto abbiamo visto che Claudio Ubertini, sempre nel centrodestra, potrà contare su 3 liste, la Lega, Forza Italia e Fondazione. Carlo Cardona è in corsa con Italexit, il partito di Gianluigi Paragone, e Luisa Ciambella è supportata da 2 liste, Per il Bene Comune e Viterbo la Splendida. Mentre Carlo D'Ubaldo, candidato con Sinistra per Viterbo, e poi abbiamo l'imprenditore Giovanni Scuderi. Infine Chiara Frontini di Viterbo 2020 ha 6 liste,
Quindi il totale 26 liste per 832 aspiranti consiglieri. Veramente un esercito di candidati che si contenderanno appunto le elezioni, il primo turno delle elezioni comunali di Viterbo per domenica 12 giugno. Dobbiamo registrare che martedì 3 maggio verrà aperta la sede del movimento di Vittorio Sgarbi, Io apro Rinascimento Viterbo, che appoggia appunto Chiara Frontini. Quindi la presenza anche di Vittorio Sgarbi sarà fondamentale per queste elezioni che si presentano veramente cruciali per il futuro della città di Viterbo. Finora abbiamo avuto pochi riferimenti, sono stati fatti negli incontri che i candidati hanno avuto per appunto incontrare i vari cittadini nelle varie, nei vari quartieri della città, e abbiamo avuto, si è parlato molto poco di programmi, quindi i programmi adesso avranno una predominanza fondamentale, ci auguriamo, proprio per illustrare ai cittadini in che modo si vuole portare a uno sviluppo la città di Viterbo. In primo luogo sappiamo che saranno a disposizione appunto della lista, delle liste che si aggiudicheranno le elezioni, le risorse molto molto ingenti che riguardano il risanamento dei quartieri e della appunto città. Sono molti gli investimenti che potranno beneficiare appunto gli amministratori, e quindi attuarli sia nella stagione della progettazione che della canterizzazione. Abbiamo 22 milioni e 500 mila euro, di cui 15 milioni di contributo statale. E questi sono già stati acquisiti dalla precedente amministrazione, dei quali appunto Claudio Bertini, amministratore assessore all'urbanistica dell'amministrazione Arena, aveva acquisito. Sono appunto le risorse che riguardano il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Saranno utilizzati sicuramente per il risanamento di quartieri che attendono da tempo appunto una valutazione, un'attenzione amministrativa. Sono appunto i quartieri del Carmine, di Pilastro e di Santa Barbara. Poi abbiamo il centro storico, per il quale tutti i candidati a sindaco avranno delle ricette per il risanamento. Non può aspettare, Sgarbi ha parlato appunto di un centro storico di una straordinaria bellezza che ha bisogno di interventi fondamentali. Quindi la campagna elettorale entra ormai nella sua fase fondamentale, nella quale le liste, nella quale i candidati a sindaco, 8 candidati a sindaco, potranno illustrare i loro programmi ai cittadini. Quindi dal 12 di maggio avremo anche le liste dei candidati. I candidati appunto si dedicheranno alla valutazione e soprattutto al convincimento, portare i cittadini al voto, e questo è un elemento fondamentale, perché il 12 giugno, dalla presenza dei cittadini, si vedrà veramente l'attenzione che merita la città di Viterbo per riprendere il suo cammino di sviluppo. Grazie, e a te Gaetano la linea.